sono a voi tutti. E prima ancora di dare il benvenuto e salutare le tante autorità che mi sono intervenute, volevo cogliere un passaggio, una riflessione che facevo poc'anzi con alcuni concittadini e con i consiglieri. La provvidenza ha assegnato ancora a noi il compito di dare inizio alla realizzazione di questo edificio e dopo 20 anni di dare ancora a noi l'onore e l'onore di vederlo ristrutturato e riconsegnato alle generazioni future. Questo ovviamente ci impegna ulteriormente rispetto alle responsabilità che ci derivano dall'essere rappresentanti della cosa pubblica, dall'essere in questo momento i rappresentanti che dovranno fare bene il suo loro dovere, svolgere bene il loro dovere, il loro compito, per dare ai posti la certezza che chi in questo momento si trovava ad operare ha operato nel giusto e nella certezza di fare cosa importante e gradita alla comunità locale, ma anche alla comunità in genere, oltre il periodo di progetto. E allora voglio innanzitutto salutare le autorità, come dicevo prima, intervenute, saluto il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Cuore, saluto i colleghi sindaci intervenuti, saluto i rappresentanti anche i rappresentanti dell'amministrazione provinciale, i rappresentanti del sindaco del Comune di Carabinieri, saluto il sindaco di Roma. Dei colleghi sindaci, saluto i dirigenti scolastici, quindi per voi, e una nota particolare che si è consentita, la voglio sottolineare per la dirigente di Enco, la nostra amata dirigente di Enco, che è qui, ed è venuta a salutarci, perché è stata la nostra dirigente, non mi voglio attuare dirigente, la dirigente, che prima con la quale abbiamo, come dire, intervenito e inaugurato questa struttura nel lontano 2001. Quindi, con la dirigente che abbiamo preso molto tanto il maggio, uno dei primi all'epoca che si faceva. Quindi grazie per la sua presenza qui in mezzo a noi. Che cosa era dovevo? Saluto i nostri parroci, sono già intervenuti. Saluto il corpo docente, i genitori e le genitori per dire che veramente ci siamo. Scusate per il disagio, lo so. Siamo intervenuti in un periodo particolare, ma era necessario farlo in questo periodo, perché piacerebbe, come dirò tra poco, volevamo rischio di non fare centro. E quindi chiediamo scusa per il disagio, ma vi consegniamo, come vedete, una struttura bellissima, funzionale e riammodernata. E un saluto e un caloroso abbraccio a tutti i ragazzi che vengono questo edificio. E ancora un saluto e un ringraziamento a chi ha provveduto assieme all'amministrazione comunale a fare quest'opera un'opera completa, cioè alla progettisti, alla direzione del lavoro, all'ufficio tecnico del nostro comune, perché noi è la parte più importante. Saluto a voi. Salutare l'associazione Carabinieri, che ringraziamo la sempre per molto affetto. E infine saluto il tavolo della Presidenza,
a partire dal progetto alla nostra vice dalla senatrice Renata, dalla vice segretaria e dalla rappresentante del Comune della Radio Scolastica Provinciale. Bene, allora, credo che vi aver salutato tutti, non ho tralasciato niente. Adesso però consentite di fare un po' di più, ma sarà molto 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 veloce della descrizione. Che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo ereditato qui un finanziamento, la precedente amministrazione lo aveva ottenuto. Noi ci siamo incaricati di rielaborare il progetto perché non ci convinceva, quindi l'abbiamo rielaborato con intervenendo su alcune cose e abbiamo interloquito fortemente con la Regione Campania, perché i sindaci sanno di cosa sono parlato quando bisogna interloquire con la Regione Campania, però alla fine siamo arrivati alla determinazione che era forse utile e importante fare quello che noi chiedevamo, cioè non solo fare efficientemente energetico, cosa che abbiamo fatto, ma anche fare un adeguamento sismico per mettere in sicurezza la struttura. Quindi con lo stesso finanziamento abbiamo fatto due cose importanti: adeguamento sismico, miglioramento sismico e efficientamento energetico. Abbiamo sostituito l'indice, abbiamo fatto il capoco, siamo intervenuti sulla parte esterna del tetto, abbiamo modificato, come vedete, con i genitori e gli alunni, il salone, diciamo questa scala centrale che occupava tutto lo spazio, quindi non era funzionale per la didattica, e abbiamo quindi reso funzionale questo edificio. Il tutto lo troverete in questa nota che vi abbiamo distribuito, in modo che potete meglio comprendere i conti di quello che è stato fatto. Tra poco inaugureremo anche il carpetto calcio, era stato abbandonato il proprio destino, lo abbiamo ristrutturato, abbiamo di nuovo sistemato il tappetino e quindi anche il carpetto da calcio adesso, la settimana prossima, sarà usufruibile a disposizione dei ragazzi e non solo. Insomma, abbiamo fatto quello che è il nostro dovere. Non abbiamo fatto niente di più rispetto a quelle che sono le esigenze di una comunità, cioè quello di avere innanzitutto le strutture scolastiche funzionanti, sicure e idonee a svolgere le attività che in queste comunità debbono, rappresentano l'unico momento di aggregazione e di sintesi dal punto di vista anche culturale. Abbiamo anche però immaginato il futuro, non ci siamo fermati, noi in due anni abbiamo fatto qualcosa e abbiamo immaginato questo luogo non solo come luogo per ospitare i ragazzi dell'edificio qui all'interno per fare le attività didattiche, ma abbiamo anche immaginato e alla fine si è anche concretizzato l'acquisto di 5.000 metri di terreno prospicente a questo edificio, e lì realizzeremo un'area verde attrezzata a disposizione dei ragazzi. All'interno di quest'area verde abbiamo presentato, e credo che sia già arrivato a una forma di declinazione, abbiamo il signor Questore, lo salutiamo. Un genere non possiede in questo momento una presenza.
adesso ci attrezzeremo anche per realizzare una palestra qui nella nostra comunità. Quindi abbiamo fatto un po' di cose, credo, nella direzione giusta per rendere la nostra comunità competitiva ma anche la comunità della nostra. Bene, io direi che posso concludere il mio intervento e cederei la parola al dirigente scolastico per un saluto.
Dopo tanto lavoro e sacrifici da parte di tutti, finalmente possiamo leggere questo momento così intenso e significativo. Un grazie speciale al sindaco di Lugenta, dottor Clemente De Cervo, alla sua amministrazione, alla nostra carissima dirigente, dottoressa Silvana Santagata, e alle vittime, la Gotica, la Gotica e il Cicada. E grazie a tutti loro che ci siamo qui a festeggiare l'inaugurazione del nostro nuovo istituto. Salutiamo i docenti e gli alunni della scuola degli umani e della primaria che ci hanno accolto, supportato e hanno supportato con presenza. Per ultimo, ma non per gli ultimi, ringraziamo i nostri professori che sempre con grande affetto e responsabilità ci guidano in tutti i momenti del nostro percorso formativo. A noi ora impegna la promessa di conservare e valorizzare quanto oggi ci sta donando. Attraverso non tanto la palestra educativa formativa, ma la vostra
credo che noi come Italia dobbiamo tanto, tanto, perché siete sicuramente la seconda famiglia, la prima è la famiglia, quella più autentica, poi c'è la comunità scolastica, oltre il dato formativo educativo, diciamo che cura l'intelligenza e l'orientamento di quello che poi vuole dire anche la classe dirigente, la classe civile che un domani ci rappresenterà. Naturalmente per noi credo che viviamo la missione dei sindaci, per noi il capo del territorio non ha sempre un evento straordinario. E questo lo dico perché in quella che è un po' la nostra missione facciamo anche, non solo un bilancio, ma facciamo delle priorità. Sicuramente le scuole perché stanno al primo posto. Stanno al primo posto, l'ho detto, perché rappresentano per la comunità, a nostro avviso, a vostro avviso, a noi che è veramente l'eccellenza. Una grande comunità che la nostra, grazie. Allora, il nostro rappresentante del Comitato Provinciale. Grazie Sindaco, io riporto i saluti della dirigente che sta a Monica Matano, impegnata altrove, che si scusa per non essere qui. Un applauso all'amministrazione comunale, un applauso alla dirigenza, cosa la comunità dirigenza, un grande saluto a tutti quelli che sono presenti, ai dirigenti, al corpo docente, ai ragazzi, al sindaco Mignolo, che mi è piaciuto molto per la sua precisione. È molto serio questo sindaco, vorrei che si vede un po' di più.
senatrice Donato. Grazie, è un onore per me essere qui a Argenta, paese che amo ogni anno, insieme a voi già tanti anni, un paese dove ho avuto sempre tanta accoglienza e ringrazio per tutti i ci sono stati vicino. E oggi è una giornata sicuramente speciale per questa comunità. In un momento dove ci sono tante difficoltà, sentite parlare di crisi finanziaria ovunque, inaugurare una scuola che viene da lontano, come diceva il sindaco Clemente Vicello, c'è stato un passaggio di testimone che è stato riconosciuto, che non è cosa da tutti, che è molto importante, perché si vince sempre tutti quanti insieme. Lui ha soltanto approfondito, ha migliorato e ha fatto sì, insieme alla sua amministrazione, alla sua giunta e quanti hanno lavorato con lui, a far sì che oggi ne fossimo accolti in questa meravigliosa scuola, che così come si diceva poc'anzi, è piena di luce, è un piacere esserci. Ed è questo il luogo, cari ragazzi, che voi dovete rispettare, curare, come pure veniva rimarcato, perché è il vostro ponte per il futuro. Ognuno di voi apprenderà tantissimo e io vi auguro di apprendere tantissimo. Quanto più apprenderete, più possibilità avrete per andare verso il futuro che io auguro davvero meraviglioso. Detto questo, penso che la scuola di oggi è una scuola sicuramente molto difficile, quindi bisogna, come dire, cara direttrice, non piace dirigente, essere a capo di una scuola non è cosa semplice, bisogna sapere amalgamare le varie esperienze e sicuramente lo farà, non dimentichi mai l'ottimo rapporto che bisogna avere con le amministrazioni. A me capita di essere fuori di un sindaco e so bene quali sono le grandi difficoltà che lui ha anche con i rapporti con gli amministratori provinciali, perché con le scuole sono provinciali, quelle comunali c'è un rapporto diretto e si riesce a gestire meglio. Quindi è un mondo molto variegato, molto difficile e certamente i dirigenti scolastici hanno un grande compito, appunto quello di programmare, di organizzare, di portare avanti, ma non dimenticare mai di fare in sinergia, perché la sinergia è sempre quella che vince. Come dicevo, la scuola è una ricchezza, la scuola è il nostro futuro, la scuola è formazione, è educazione, è insegnamento a stare insieme, a poter dire, competere insieme. Qui la possibilità di avere un campetto di cui pure si è parlato è una grande ricchezza per voi. Fate dell'ottimo sport, fate il sano, fatelo anche agonistico, perché non è vero che lo sport agonistico non aiuta, aiuta a saper vincere, a vincere senza pensare agli altri. E voi imparate ad essere solidari tra voi, perché è soltanto la solidarietà che vince. Ed anche l'albero che oggi avete piantato, ricordando la pakistana, no? Premio Nobel, che cerca di combattere nel suo paese per i diritti civili, per i diritti umani, amici, cari, soprattutto voi ragazzi, non dimenticate la parola solidarietà. Tendere la mano a chi ha bisogno è fondamentale per saper vivere tra di noi, per saper vivere civile, che noi come popolo italiano non dobbiamo dimenticare pur nel rispetto delle leggi che ci devono essere e devono essere rispettate. Quindi io sono davvero felice di essere qui oggi, perché anche come amministratore, come rappresentante del territorio a livello nazionale in Senato, discutiamo di quelle che sono le difficoltà della scuola, le difficoltà del territorio, ve ne sono tantissime mai come in questo momento, e quindi assistere a momenti come questi, quando c'è gioia, comunque ci sono gli amministratori che pur incontrando il danno lanciano dei messaggi per portare da dove evidentemente deve essere portati, io sono ben felice perché la mia disponibilità nei confronti del territorio non è venuta mai meno, quindi non mi auguro che non venga mai meno con l'entusiasmo, che è diciamo la cosa principale che fa sì che tutte le azioni vengano portate bene avanti. Quindi un saluto per chiunque. Dopo tante cose che ho vissuto nella mia vita, tante bellissime,
perché i momenti belli si superano a prescindere, quelli difficili bisogna trovare coraggio per andare avanti, e non è stato dato per superare questi momenti difficili. Ed oggi mi spaccio il brand a scrivere un libro della mia vita, delle cose che ho fatto. Ho conosciuto l'immigrazione, sono stata pensata di fratella, ho vissuto, ecco, la grande difficoltà dell'integrazione, ho avuto fatto tante cose, e tra queste cose che sto scrivendo un capitolo speciale lo sto dedicando alla mia scuola elementare, perché se faccio la domanda di uno di voi, tutti ricordate la mia scuola, la scuola elementare, perché quello è il momento più importante della vita di uno di voi. Allora io sono convinta che proprio questo ruolo che voi dovrete curare, allestire, non vedo ancora tante piante, ma io immagino questo ruolo pieno di piante, diamo la possibilità a ogni alunno di portare le piante a scuola, come si fa in America, io lo facevo, ogni alunno adotta una pianta, questo luogo diventa una serra, piena di fiori, piena di piante, perché il rispetto della natura è fondamentale anche quello, e sono sicuro che questa scuola diventerà la vostra casa. Amatela come la vostra casa, perché come la vostra casa vi vuole bene, i vostri insegnanti vi aiutano, vi portano per mano, vi danno delle grazie, così come anche i nostri genitori. E un saluto ai nostri sacerdoti che hanno portato il loro saluto e la loro benedizione. Noi proprio cattolico abbiamo bisogno di queste cose, ci danno della forza in più e noi attiviamo tutte le domeniche che andiamo a messa, quindi questa benedizione è stata davvero molto molto fortuna. Saluto i sindaci, tutte le autorità civili e militari, così non dimentico nessuno. Un saluto al caro sindaco, che lo conosco da sempre, so della sua grande capacità, della sua grande intraprendenza e del suo grande voler fare cose. Sono sicuro che non fermerà qui, che andrà avanti, anche questa tua comunità che lo dimostra a tutti noi, che non vi diamo sempre più, ma lo conosciamo bene, perché il tuo amore va oltre il confine e sono sicuro che farà ancora tanto. Quindi auguri a questa comunità. Passare la parola al signor Questore della nostra provincia, volevo ringraziare alcune associazioni presenti, la Croce Rossa, il Cilenea, la Protezione Civile, che sono intervenuti come sempre a dare una mano concretamente. Grazie. La parola al Questore. Grazie. Buonasera, io sono molto felice di essere qua oggi con voi per questa occasione, che è un'occasione assolutamente importante. Ringrazio il sindaco per l'invito, ringrazio chi sta nella sala del tavolo insieme a me, non c'è la presidente Giovanni Marco, la dirigente scolastica, la dirigente della professoressa di Luna, la rappresentanza della gruppo, la professoressa del Popolo del Cinque. Per il proprio editorato, chiaramente il fondo della Carabinieri di Alessandro Puro, per tutti i sindaci e i rappresentanti politici che sono qui. È sempre veramente bello, se l'ho detto, ma piace di vederlo, entrare in strutture che danno questa sensazione di organizzazione e di diritto. Che sanno di luminoso e di colorato, perché ognuno di noi ha il diritto, sia di lavoro sia di studio, di poter usare strutture che siano veramente adeguate e che in qualche modo ci inducano a lavorare meglio e a studiare meglio. Io credo che voi ragazzi dobbiate essere veramente riconoscenti nei confronti dei vostri amministratori, del vostro sindaco, dell'amministrazione comunale, del consigliere comunale, per aver voluto la ristrutturazione di questo istituto, perché questo era un modo di trascorrere nella maniera migliore possibile quelle ore della mattina nelle quali sarete impegnati
di quella formazione culturale di cui parlava poc'anzi il signor di Faricchi e ora anche il consigliere provinciale e qui la rappresentanza della provincia. Penso che, lo diceva la Leonardo, credo che dell'adolescenza, dell'infanzia sia un momento sicuramente più importante, più felice in qualche modo, quello più spensierato. Quello che consente, stando all'interno di una scuola, di coltivare amicizie che sono amicizie vere, sincere, di condividere, di confrontarsi, di crescere insieme agli altri. E quello della scuola non è soltanto un momento di cultura, un momento di formazione culturale, di apprendimento di nozioni più o meno importanti. Io penso che sia, ed è stato anche sottolineato, fondamentale quello della scuola nella creazione dell'uomo di domani. Voi non ve ne accorgete, ma ogni giorno i vostri insegnanti fanno un lavoro importantissimo, delicatissimo, troppo spesso non abbastanza valorizzato, del quale troppo spesso poco si parla. E questi insegnanti che fanno dei grandi sacrifici, talvolta anche, mi piace dirlo, perché so anche qual è quella realtà, anche a fronte di retribuzioni che non sono delle retribuzioni permettetemi adeguate in relazione alla responsabilità che sono noi, con gli insegnanti, poi gli insegnanti li fanno crescere nel rispetto dell'altro. E quindi il fatto che la scuola, insieme alla famiglia, siamo diventati una società così difficile, così tumultuosa come quella che abbiamo oggi, dei presidi, dei riferimenti così fondamentali, oggi sicuramente più di ieri, siamo diventati dei presidi di legalità per noi, per cui facciamo questo mestiere, è un fatto assolutamente fondamentale. Per questo che ho parlato con forze dell'ordine, con il segretario di un caso, ma anche i carabinieri per loro verso, il governo di finanza, abbiamo lavorato moltissimo sul rapporto con le nuove generazioni e soprattutto sul rapporto con le nuove generazioni che studiano. Perché sappiamo che agli studenti, ma poi ai giovani, dobbiamo riuscire ad impartire quei principi che fanno poi il rispetto dell'altro e il rispetto della legge. Facciamo progetti ogni giorno, è l'oggetto della provincia, ne sanno qualcosa, sono consci del nostro scopo anche in questo senso, per cercare di stare il più possibile vicini. D'altra parte il nostro è un momento, è diamo in qualche maniera il nostro contributo, è un piccolo contributo che si inserisce nel più grande contributo che danno tutte quante le istituzioni nel loro insieme. Non è un caso che qui si è presente una senatrice della Repubblica, non è un caso che qui ci sia una rappresentanza della Presidenza, non è un caso che ci sia una rappresentanza del proprietario, non è un caso che ci siano tanti sindaci, tanti rappresentanti della casa, tanti rappresentanti della provincia. Sappiamo bene che costruire il luogo di domani è un mestiere difficilissimo, che non può essere lasciato nelle mani soltanto della scuola o della famiglia, ma richiede l'intervento di noi tutti. Ha detto
l'arcivescovo di Benevento, la presenza di Orte, che a Benevento nel 2016, poco prima, poco dopo, che mi era arrivato io a Benevento, disse con la sua prima pastorale che bisogna camminare insieme, bisogna camminare insieme. Voi siete un esempio, come dire, meraviglioso, pensando e la vicenda per quello che vediamo oggi, di una collettività che vuole camminare insieme sapendo l'importanza di quello che devono essere. Io vi faccio tantissimi auguri per il vostro futuro, mi rivolgo veramente ai giovani alunni di questo istituto, faccio tantissimi complimenti a chi ha avuto la parte così importante nella costruzione di questa strutturazione di questo edificio, e se mi permettete quello che succederà il rapporto tra per la Polizia di Stato, poiché il giorno 10 aprile festeggeremo il 167° anniversario della Polizia di Stato a Paese Terme, vorrei invitare il vostro principe scolastico a quella manifestazione e vorrei veramente tutti i ragazzi di questo studio. Grazie. Prima ancora di chiudere c'è il rappresentante del Consiglio di Istituto, l'avvocato Carlo Mercatello, che vuole fare una consulta. Buon pomeriggio a tutti, qualità di scienziati del Consiglio di Istituto, porto il saluto dei genitori a tutti presenti. Un cordiale benvenuto ai nostri che sono intervenuti in questa manifestazione. Intendiamo ringraziare in modo particolare il sindaco e l'amministrazione per rivolto all'edilizia scolastica. Io ritengo che ogni volta si inaugura una scuola, si inaugura una scuola, sia un po' che disegnata e un segnale forte di voler guardare al futuro, di voler preservare e educare le generazioni a venire, un segnale di coesione e di carità. Questo edificio oggi ci viene consegnato completamente rinnovato, rispettoso, più sicuro in quanto rispettoso della normativa sismica, della normativa ambientale, e devo dire che è un istituto anche più adeguato alle esigenze dei ragazzi. I ragazzi qui hanno la possibilità di svolgere, di realizzare manifestazioni, potranno realizzare incontri per i ragazzi, incontri formativi senza dover andare anche in altre forme di disponibilità. Ritengo che se bene, soprattutto quello che qua i ragazzi, con la fase locale o comunale, anche vero, che debba farsi e più consono, più naturale che debba fatto all'interno dei pressi scolastici e oggi questo edificio lo consente. Ringraziamo la dirigente, il personale docente, il personale non docente, tutti coloro che hanno collaborato in questo periodo occorrente di esecuzione dei lavori a garantire la continuità scolastica nel normale orario culturale. Non sono stati fatti più provvediali, è stato assicurato, è stato sempre assicurato si è contemperato per piccolo disagio introducendo il sabato mattina un nuovo dell'orario comunitario. Quindi oggi salutiamo, quindi ringraziamo ancora gli insegnanti che si sono saputi adeguare spazi molto ristretti, come diceva Alfredo, ci siamo supportati e supportati, e io ritengo che sia stato un bel momento di condivisione per tutti all'interno dell'edificio della scuola. Ringraziamo anche le ditte che hanno eseguito le opere, hanno lavorato ovviamente proprio per dare la possibilità di consegnare quanto prima questo edificio, nonostante la complessità e la realtà dei lavori realizzati. E un caro saluto a tutti voi ragazzi, sarei sicuramente entusiasti e desiderosi quanto prima di vedere lo stesso di questo edificio, lo faranno lunedì e desiderosi non solo di vedere lo stesso edificio, ma soprattutto del tappeto. Il tappeto è l'ultimo.
faccia. Allora, un attimo, dice il professore, vediamo che succede. Procediamo prima alla piantumazione dell'albero. Un attimo solo, intanto ringrazio ancora tutti voi per la vostra presenza, per la vostra partecipazione, e dopo l'inaugurazione del cappello ovviamente ci sarà un buffet, qui torneremo all'interno per